Ciao a tutti, sono Davide. Allora, come promesso, mi trovo a casa di Giorgino, per l'esattezza a Solara. Mi hanno invitato a questo pranzo organizzato dalla polisportiva solarese, la Maialata. Naturalmente, chef della giornata, Giorgino, che assieme ai volontari della polisportiva ci ha deliziato con prodotti scelti da lui, naturalmente prodotti a chilometro zero e cucinati in una maniera eccellente. Va bene, andiamo a vedere all'interno della cucina, fra l'altro una meravigliosa cucina, tutti i volontari che stanno ultimando le preparazioni per il pranzo. Intanto che mi avvicino alla cucina, vi ricordo che il video di oggi vi è offerto da Leader Grafica, che è leader nella stampa digitale e stampa a laser di piccoli e grandi oggetti. Loro stampano su tutto, veramente, gran ditta. Se andate sul loro sito trovate tutto quello che fanno e se li nominate me, a mio nome, avrete un 5% di sconto. Ok, li ringrazio tanto perché loro mi forniscono questi splendidi cappellini che io regalo ai follower che mi vengono a trovare in negozio. Cosa c'hai in mano, Giorgino? C'ho, come solito, un salame. Vediamo. Sì. Uovo e fondue. Normale e all'aglio. Perfetto, questi li dobbiamo fare ancora. Sì. Allora, ecco voi Giorgino che è in preparazione assieme a tutte queste brave donne e adesso entriamo anche in cucina, andiamo a vedere cosa stanno preparando. Hai detto bene quando hai detto queste brave donne. Questi sono gli bravi da bambino. Ecco, ci dici il menù? Ah, il menù è questo, caro Davide. Allora, l'intenzione è questa, di fare un antipasto con un grissino al lardo fatto da me, naturalmente, perché i salumi che mangiamo qua sono in loco fatti da me. Un grissino avvolto col prosciutto, due fette di salame, di cui una di una qualità e una di un'altra, una fetta di coppa di testa, due pezzettini di gnocco fritto e due cipolline al balsamico. Hai fatto un bel tagliere. Questo è l'antipasto. E poi Intanto. dopo abbiamo un primo fatto di ziti, maccheroni ex Quelli lunghi. amato, quelli lunghi tagliati a mano, col ragù fatto di ieri di maiale. Sì. Fatto questo, noi abbiamo fatto un bollito, chiamata la maialata, di ossa di maiale. Abbiamo le ossa di schiena e di maiale. Quindi le ossa che si ricavano disossando la lonza, Esatto, il filone. la corona, la famosa corona. Esatto, che poi se la lasci diventa la bracciola se non lo tagli. Certo. Disossata diventa questo osso. Poi abbiamo la lingua Sì. e presenteremo un osso o due e una fetta di lingua. Successivamente abbiamo voluto allargare la macchia del bollito e abbiamo messo metà zampetto e un pezzo di stinco per immagrire un po' il Sì. naso. Due patate. Questo è presentato con le verdure, Ah. radicchio, insalata e gentilina, quelle robe lì. Poi abbiamo il salame fatto al forno, sempre fatto ieri, fresco di giornata. Il salame fatto al forno con le patate. Poi dopo da lì ci sarà, abbiamo il vino bianco, il vino rosso, l'acqua. Poi da lì ci sarà il belsone, il cosiddetto belson, Dolce tipico il modenese. dolce tipico modenese, poi il caffè e i liquori e che ne ha, ne metto Ammazza caffè. Va bene, diciamo. dai, adesso vado in cucina e andiamo a vedere le donne cosa stanno Quello che preparando. vorrei da te, Davide, è quando taglio, mi preparo per il salame con l'aglio, Sì? vorrei che tu venissi a sentire una Certo, fetta, visto questo che non c'è abbiamo bisogno di chiederlo. in programma, ok? Ok. Allora, siamo all'interno della cucina. Qui abbiamo la signora Silvana, intanto, che sta preparando le patate, naturalmente. Siamo un po' in controluce, spero si veda bene lo stesso. Siamo lì. Noi vediamo bene, basta. Bene, qui invece abbiamo il mio portaborse di oggi, che è Christian, che fra l'altro è il titolare di due negozi, supermercati a Modena, diciamo i due, non sono i più grandi, ma quasi, i più grandi supermercati di Modena. E quindi l'hanno messo sotto
Silvana l'ha messo sotto a fare le patate, lui molto volentieri si è messo qua per fare le patate. Bene, queste qua sono quelle che poi andranno in forno. Ci fa vedere anche il ragù che lo sta tirando, vediamo com'è. Ragù di maiale, quante ore ha cotto? 4-5 ore. Ecco, così vuol tirato il ragù, ragazzi. Piano piano. Allora, il profumo direi che sia senza precedenti. Queste sì che sono prove d'assaggio. Questo l'ho fatto un pochino con l'aglio. Io adoro l'aglio. Com'è? Come me lo fa a posto. Per me io salame. Giorgino, grande. Grande. Andiamo a vedere. Cristian mangia poco aglio, se no stasera poi... Io ti voglio così bene. Una posso cioè sentire anche. Con l'aglio con gli spaghetti. Claro, tanta roba. Vuole fare tanta roba. Si capisce, manda lo fare vai. Erbacco. Bene, salute. 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 Allora, questa è la tua coppa di testa? Sì, questo l'ho fatto Giorgino, sì. Tanto qua il bicchiere non manca mai. No, sì, ma questa è l'albana e il moscato dolce che ho fatto io, Davide. Secondo me oggi finisce male col vino. Vino a fiumi. È una giornata divina. Andiamo poi al pranzo. Allora, siamo al salame. Allora Mario, senti qua, noi li avvolgiamo nella stagnola, okay. Ma nella stagnola perché? Potrebbero cuocersi anche senza stagnola, eh? Ma noi facciamo così perché non si bruci la pelle. Ah. Altrimenti si attacca la carne e ti devo mangiare anche la pelle. Noi... Ma questi sono i segreti dell'esperto. No, no, facciamo così. Okay. Ma prima di fare così, che ho voluto vedere la carta, mi dai il coltello piccolo e facciamo sta roba qua. Perfetto. Ok, così si sfoga. Al forno a 170 gradi, Davide, per 40-45 minuti. Forno statico, 170, rotante? Rotante. Ah, quindi girano, ok. Allora, crostino col prosciutto crudo di Parma. Non mi far vergognare, dai. Dio stradore, putinò. Teso un po'. Grazie. Buono. Che è successo? Ah, si capisce. Ma si capisce che tu fai delle foto. Voglio sapere, signora, ma in casa Giorgino fa le pulizie? O è sempre fuori? Sempre fuori, ho capito. E fa di tutto per lasciarlo fuori, secondo me. Però sono contenta perché hai impegnato. Certo. Sì, alta minga cala, è perfetta. No, stia a casa perché posso continuare con le cose che dico solo. Ah. Però è insegnato, è meglio. Mantiene vivi. Lo tengo impegnato anch'io adesso. Allora, anticipazione. Faremo 50 salami. Solo ed esclusivamente per la vendita. Dico bene, Giorgino? 40 kg. 40 kg ci saranno 50 salami. Sì, okay. Non da tiro, quindi. E che facciamo un sotto gentile? Sotto gentile sarà 9 etti, dagli 8 e mezzo ai 9 etti. Certo. Quindi 50, 9 per 5, 45, siamo lì, insomma. Sono buonissimi, Davide, veramente. Però ti faccio la cortesia che quando mangio di lasciarmi mangiare, grazie. Però sono veramente, veramente buoni. Un brindisi per Giorgino e tutto lo staff. Giorgino è ora! Ora! Alla cucina, alla cucina!
cucina, bravi tutti. Abbiamo anche dei calciatori follower che ci hanno sentito parlare da fuori. Sì, molto bello. E poi con la maglietta da là. Vedi, vedi, guarda che roba. Guarda che roba. Si vede che non mangi gli zampetti tu. No, no. Mangia, sì, sì. Allora Giorgio, si va con le lingue? Andiamo subito con le lingue, subito. No, è che scotta la cosa. Lo sai, io ho le mani da muratore. Te. Vado Giorgio? Vai. Qua siamo all'estrazione delle ossa. È compartimentato dentro. Sì, compartimentato. Sì, in mezzo. Cosa stai facendo esattamente? Sto tagliando le lingue da impiattare. A fettine? A fettine, così ce ne va una per uno. Quindi viene messa una fettina di lingua. E due ossine. Due ossa, guardate come fumano fantastici. Vedi. Ce n'è, sono ossa, ma ce n'è troppa. Sono così, c'è 30 anni che sono andata. Ma mio padre faceva questi lavori, sa? Sì. Prendi, prendi la nonna. Dato che secondo. Allora, zampetto. Zampetto estinto. Zampetto estinto. Estinto, via. Zampetto estinto. Estinto. Facci vedere che bevi la birra. Davide, allora non bevi solo l'Ambrusco. Bevo anche birra. Grande. Ma si capisce che il mondo è piccolo. E vai. E trinca, 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 buttalo giù con una. Buttalo giù. Allora, salame e patate, dico bene. Sì. Patate al forno. Al forno, sì. Entra al forno. Arrivano i piatti già con le patate. Tanta roba. Cosa metto io? Sì, sì. Due? Due. Troppo poche. No, no, va bene. Va bene. Allora Giorgio, cosa hai messo nel piatto? Nel piatto io qua. Ti ho messo il sale adesso, ma questo, vedi questa qua? È la coda di maiale. Buona? Oh Dio, te mante sostiene. Ma si capisce che è buona. Allora. È speciale. Però ce n'era una sola là dentro. La mia. Ah, ok, te la sei messa a posto. Allora, il pranzo poi si conclude dopo il salame e le patate, naturalmente con bensone e cucciato nel vino, giusto per stare sempre leggeri. Allora, altri 100 anni di questi a Giorgino. Troppi? No, no, no. Facciamo 50 che sono contento. Dai, 101. Salute. 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 Allora Giorgio, dimmi, caro intanto Davide. Ti volevo fare complimenti per tutto, perché era tutto buonissimo e ottimo. Ma dove hai comprato? Grazie, dove hai comprato questa carne? Questa carne così tenera, stai dicendo? Certo. Allora, questa carne io mi vado a fornire dall'azienda agricola Rossi di Camposanto. Sono due fratelli con le figlie, insomma, a livello familiare. Sì. E quando fanno queste manifestazioni, almeno parlo di Giorgino, sì. Mi servono coi guanti. Hai sentito che carne? Tenerissimo. È una roba uguale. Gentili, bravi e hanno un banco spettacolare. L'ultimo ringraziamento poi dopo a tutti i volontari della Polisportiva, le donne, perché stanno qui anche. Sono le donne, il lavoro. Bravo! Vi richiedo un ultimo applauso ancora per.
Giorgino, perché senza di noi... Bravo! Grazie Giorgio! Allora, dopo questa splendida giornata e questo pranzo eccezionale e abbondante, ringraziamo tutto lo staff della Polisportiva Solarese. Bravo! Bravi, 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 proprio eccezionali. Giorgino, a te l'ultima parola. All'ultima parola, a un'altra come questa. Salute, ringraziamo tutti. Benissimo, allora alla prossima. Bravissimi a tutti. Grazie, grazie a voi altri. Mi spappolo, Davide, mi spappolo un goccino di vino bianco. Va bene. Alla salute. Tanto oggi non devi guidare, sei no, a casa tua. No, sono a casa mia. Va bene. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Grazie Davide, grazie Davide.